Il Napoli per la prima volta si trova in testa alla classifica dall'inizio del campionato. Nelle partite della sesta giornata di andata domenicali, la formazione di Antonio Conte, nonostante in una fase di ricostruzione, batte il Monza per 2-0 con le firme nel secondo tempo prima di Politano e poi di Paraschedia. La Roma, nonostante le proteste della tifoseria per l'addio di De Rossi, batte a fatica in rimonta il Venezia per 2-1. Iniziale vantaggio lagunare con Poyampalo, poi il pareggio di Cristante e il gol definitivo di Pisilli a 6 minuti dalla fine. Spettacolare come Verona con la seconda vittoria della formazione lombarda in questa serie. Punteggio finale 3-2. Iniziale vantaggio con Cutrone, il pareggio scaligero di Lazovic, poi di nuovo Cutrone e insieme a Belotti firmano il 3-1. Il secondo gol del Verona arriva a tempo praticamente scaduto con la Maudè. Unico 0-0 di giornata Empoli-Fiorentina, mentre la Lazio fa il colpo grosso a Torino vincendo contro i Granata per 3-2 con le firme di Gendozzi, Nia e Noslin. Il quadro si completerà lunedì sera con la sfida del Tardini-Barbacagliari.